Bentornati sul canale del Dalle, oggi siamo qui per la trailer reaction di Aquaman e il regno perduto come la Warner aveva annunciato che sarebbe uscito oggi nei vari social. Cominciamo allora perché sennò lo dici ma... Un, due, tre. 4 anni fa ero quasi disoccupato. È quasi che... Senza di me. Sono un marito e un padre. E non c'è niente che cambierei. Non so come hai fatto, papà. Il mio lavoro era meno stressante del tuo. Color ed effetti speciali sempre. Io ho trovato un lavoro. Sono il re di Atlantide. Ah, ok. Per 500 milioni di creature. Di ogni specie conosciuta nel mare. Questa è casa. Ma non piaccio a tutti. Come tutti? Ucciderò Aquaman e distruggerò. Ehi là! Sterminerò la sua famiglia. E ridurrò il suo regno in cenere. Mi pare che ci siamo. Guess is back. Essere fermato. O presto ci sarà un crollo totale. Conosco qualcuno che può aiutarci. Minchia. Bravo fratellino, dammi 5. Non chiamarmi fratello. Hai lasciato che accadesse, incredibile. Sì, beh, odio questo lavoro. Un vero re costruisce ponti. Un vero re costruisce ponti. Cazzo col botto. Dobbiamo trovare Manta. È diverso ora. È più forte di prima. È il tridente nero. Ai tempi di Re Atlan c'erano 7 regni. E il tridente fu una maledizione. Ma perché me lo dici nel trailer? Ma fammelo vedere nel film. Chi se ne frega? Il tridente si diffonde. Vabbè, allora. Vuole porre fine alla stirpe. Non so cosa succederà, ma non possiamo lasciare ai nostri figli un mondo senza speranza. Non sei così male in questo lavoro. Se comandi tu, i 7 regni ti seguiranno. Ah, chi c'era? Amber Heard. Allora, 20 dicembre. Allora, mi ha fatto piacere, cioè ridere un po' vedere Amber Heard, che sappiamo tutti il discorso col processo con Johnny Depp che ha perso, e la troviamo nel film, e questo sicuramente a tantissimi non farà piacere, ma... So anche, a parte che si vede in una sola scena, credo anche per motivi di non massacramento nei commenti, che Amber Heard dovrebbe morire nei primi 20... Mera, il personaggio di Amber Heard, dovrebbe morire nei primi 20 minuti di film. Che questo potrebbe anche motivare il fatto che non si vede per tutta la durata del trailer. E nel trailer praticamente mi mancano 3 scene dopo ho visto tutto il film. Anche perché 2 minuti e 37 di trailer mi sembrano un po' troppi. Tipo, letteralmente, la parte il tridente nero nel passato, tagli e me la fai vedere nel film. Cioè, perché? Sta roba ancora la gente è... Allora, è questo che io dico. Non è che lo dico per dar fastidio. La gente... Non hanno ancora capito. Io nel trailer non mi devi spiegare la trama. Nel trailer mi devi far vedere delle scene... Che mi vogliono vedere il tuo film. Non dirmi nel passato il tridente apparteneva a lui, che dopo è passato a lui e dopo è stato spezzato. Non mi interessa. Mi interessa, sì, nel film. Non me lo devi spiegare nel trailer. Cioè, è sbagliatissima questa cosa. Sbagliatissima questa cosa. Spiegarmi... Ma neanche la trama, una scena, spiegarmi nel trailer. Tagli e butti via. E forse avrei anche evitato questo sproloquio.
By the way, nel cast per il momento compare anche Ben Affleck. Staremo a vedere se sarà così. Compare anche William Dafoe, che va Vulco, che c'era nel primo, vedremo. Confermato il regista che si sapeva già, James Wan, regista anche del primo Aquaman. Gli effetti speciali mi sembrano molto, molto, molto belli come il primo film e mi sembra che ci sia una color che valorizza le scene in acqua, perché si sa che nel 95% dei film con scene a metà in acqua, le scene a metà in acqua non si vede una minchia. Eccezione fatta per Aquaman, che su questo qua puntava che c'aveva luce ovunque, infatti anche il primo film era stato molto apprezzato soprattutto da questo punto di vista. Qua James Wan, che sa fare il suo lavoro, ha mantenuto questa cosa. D'altra parte però la sensazione déjà vu è forte, molto forte, perché sinceramente non noto grandi differenze tra il primo e il secondo film. Sia nel primo che nel secondo film avevamo uno scontro tra, in quel caso era l'Ocean Master, Patrick Wilson, e Jason Momoa, Aquaman, entrambi con un tridente. C'era sempre un discorso di regni, lì era una cosa interna, qua è due regni diversi. Poi per esempio Black Manta, interpretato da Yahya Abdul-Mateen II, c'era già nel primo, solo che adesso è più forte, e questo comunque valorizzerebbe il discorso del personaggio. Il fatto che lo vedo in due film potrebbe valorizzare bene il villain, il Black Manta, se la DC vuole farlo, perché ormai non ne ho più voglia di parlare della DC, soprattutto quello che ha fatto. E quindi il fatto che Black Manta c'è in due film valorizza, ma il fatto che tipo Ocean Master, anche lui c'è in due film, ma nel primo è un villain, qua è un buono, è uno della parte dei buoni. Black Manta è cattivo nel primo, cattivo nel secondo, in entrambi i film vuole fare la stessa cosa, solo che qua ha più potere. Cioè, non noto grandi differenze. Dal trailer non noto grandi differenze, sinceramente. Sempre mostri lo scontro tra i due regni, con di là che ci sono i mostri mega giganti super strani, sia da una parte che dall'altra. Poi, sinceramente, ho avuto sensazioni di déjà vu anche con Black Panther, voglio dire, i due regni, quando c'era Black Manta sul trono, mi sembrava molto Killmonger e Black Panther, che dopo appunto si scontrano con il discorso del regno. Sono ovvie e mi sembra scontato, ma non è assolutamente colpa del film. Le vibes, la sensazione di déjà vu con Black Panther Wakanda Forever, con il discorso del Talokan e il discorso di Namor. Ma lì è più che altro la sensazione di déjà vu, di Namor le avevo con Aquaman. Cioè, non è che questo film non copia niente, perché Aquaman, col cazzo, lo ambienti nel cielo, è ovvio che lo devi ambientare in acqua e devi fare dei regni in acqua, però di base era più in Black Panther Wakanda Forever che avevo delle sensazioni di già visto in Aquaman, non il viceversa. Però è ovvio che se vuoi fare un imperatore degli oceani, è ovvio che Namor e Aquaman sono i primi che ti vengono in mente, è ovvio che le similitudini sono quelle, come sappiamo, le mille similitudini che ci sono tra eroi e villain della Marvel, eroi e villain della DC. Cioè, le similitudini tra film della Marvel e film della DC ci possono stare, secondo me, non ci possono stare, secondo me, avere la sensazione di déjà vu quasi dello stesso film della stessa casa produttrice. Questo mi suona un po' strano. Il trailer mi ha invogliato a vedere il film, sono interessato. Jason Momoa sempre più pazza col botto, però mi sembra non molto, troppo simile al primo. Non vedo qualcosa di originale, non ho detto ah cavolo, questa cosa è figa, no. Di base ho visto la stessa identica trama del primo a livello di impostazione, no, dei personaggi, di impostazione ho visto la stessa cosa del primo, con qualcosina di diverso, ma neanche tanto di più.
Per il momento la durata del film è di 2 ore, penso che cambierà, non lo so, per il momento c'è scritto che dura 2 ore, vedremo se toglieranno o diminuiranno, cambierà. Per chi interessa, il budget del film è di 205 milioni di dollari, ovviamente mancherà tutta la parte di promozione del film, di marketing. E comunque 200 è un buon è tanto, 205 milioni di dollari è tanto, ve lo dico perché The Flash, uno dei più grandi fallimenti della storia del cinema, è costato tra budget e marketing 300 milioni di dollari e ne ha incassati 268, quindi 205 milioni più ci sarà tutta la parte del marketing. Non sarà facile superare il suo budget, superare l'incasso, però comunque Aquaman già di suo è un personaggio che trasporta la gente al cinema, quindi penso che Aquaman sia un film che può superare lo scoglio del suo budget di costi di produzione. E io non ho altro da dire, ripeto, essendo che è molto simile al primo, non ho visto grandi novità, i personaggi sono gli stessi del primo, non ho visto nessun personaggio nuovo, ripeto, ecco, sembra un appendice letteralmente se il primo fosse durato un po' di più, e questo è il risultato, questo è un po' un problema che spero cambi, perché spero che ci sia molto più di costruzione, anche se visto che Aquaman, che non è un po' più un personaggio psicologico, credo che la trama sia quella e questo è un po' un problema, ma ne parleremo il 21 dicembre, il giorno dopo dell'uscita nelle sale cinematografiche. Scrivete nei commenti cosa ne pensate del trailer, del film, se andrete a vederlo, se non andrete a vederlo, pagina Facebook, profilo Instagram, iscrivetevi al canale, mettete un mi piace, attivate la campanella delle notifiche, ci vediamo alla prossima puntata con il Dalle, che sarà un altro cattivo di Aquaman. 3, 2, 1.